Torniamo ancora una volta a parlare del caos Tari, dell'allarmismo che si è registrato in questi giorni, tra la popolazione. Allora, innanzitutto vogliamo dire e ribadire il fatto che si è davanti a quello che è un successo popolare per quanto riguarda le persone oneste, perché come abbiamo visto questo obbrobrio, questa illegalità, legittimità della tassa sull'immondizia è stata potuta bloccare grazie al lavoro di gente onesta, per esempio come la CNA e come Rifondazione Comunista, che sono riusciti a portare alla popolazione e nelle sedi opportune quello che era un disegno di tassa che avrebbe ammazzato economicamente la città e avrebbe fatto chiudere tutte le attività economiche coinvolte in quel caso. Inoltre, la disparità che si era creata tra attività commerciali era così gravosa che poteva permettere l'apertura o di rimanere aperta ad alcune e di invece obbligare, per quanto riguarda le tasse da pagare, a chiudere qualcun altro. Bene, non c'è molta confusione. L'unica cosa che è molto chiara in questo momento è che è stato un disastro creato dai consiglieri comunali ed è stato un disastro creato che ha avvantaggiato o che stava per avvantaggiare quella che è l'impresa di riscossione dei tributi. Per quanto riguarda la questione del surplus, finalmente si è riusciti ad avere un obiettivo. Questo surplus, secondo i calcoli, ci dovrebbe essere. È l'espressione di un'istituzione come il Presidente del Consiglio Comunale che dice che ci sarà un'errata corregge, quindi non andare a pagare queste bollette, è il successo di un lavoro di opposizione leale e franco fatto qua a Licata. Con questo vogliamo dimostrare e riportare ancora una volta come tanti politici si affacciano solo durante la campagna elettorale, mentre ci sono altri licatesi che tengono alla propria città e che lottano al di fuori delle amministrative per la propria città. E quindi ribadiamo il nostro successo e ricordiamo che l'altra Licata è possibile e l'altra Licata c'è.